Benvenuti in Sardegna, siamo a Suvalluso, all'oasi felina privata. Sopra di me uno dei 33 gatti, lei si chiama Tipi Tipi. Pensate, i gatti sono qua da circa un secolo, ovviamente non questi, ma ancora oggi ci sono dei discendenti, dei gatti che erano presenti tanti decenni fa. Sono tre, si chiamano Chicco, Ciuffo, il gatto bianco, e Nerina. I pescatori portarono qua i primi gatti nel villaggio originario di Capanne. Da allora i gatti sono arrivati sino a noi. Questo è uno dei momenti cruciali della giornata, mattina al sera, il pasto dei gatti. 23, mangiano qua, sono i gatti liberi. Tipi Tipi, per te come al solito, portiamo a domicilio, che è un pochino più timida e ha bisogno di un posto più tranquillo per mangiare. Lui è Mario, è uno degli ultimi abbandoni. Pensate che va d'accordo solo col cane. Qui tutti i gatti sono microchippati, sterilizzati, vaccinati. Io me ne occupo tutti i giorni, li accudisco. Quindi non ci sono solo le gattare femmine, ma anche i gattari maschi come me. Navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura. Per me è una grande soddisfazione poter vedere arrivare turisti un po' da tutto il mondo a vedere gatti che sono riuscito a salvare in questi anni. Questo nonostante già di per sé la nostra spiaggia e il nostro territorio sia un'attrazione. Noi siamo riusciti a portare i gatti di Suvalluso all'interno delle attrazioni della provincia a classificarle ai primissimi posti. Gente di mare che se ne va. La mia vita è contrassegnata dal rapporto con i gatti. Io li ho sempre amati fin da bambino e ancora oggi la giornata è segnata dal mio rapporto con i gatti. Da quando mi sveglio, dalla mattina, dall'alba, da quando fanno colazione, a quando li controllo se stanno bene uno per uno. È un rapporto diretto che ho. Sono 33, ma sono stati anche 66 i gatti e quindi io di loro conosco tutto, a parte il nome e la territorialità, e questo è per me fanno parte oggi della mia famiglia. Ciuffo è il gatto bianco, è il gatto più delicato di tutti, è molto amico di Samuele, anche tra i gatti ci sono simpatie e antipatie. Questo è il Brambi, e ovviamente non poteva non salutare la sua omonima. Ciao Brambi, ciao!